righe scritte appunto dai genitori di Tommaso. Innanzitutto grazie al Comune di Fiumicino per aver voluto accostare il nome di Tommaso a questo bellissimo progetto che è dedicato ai bambini, visto che appunto Tommaso tanta parte della sua vita ha dedicato alle categorie fragili, appunto bambini e anziani. Ci sembra veramente speciale questo gesto e vorremmo ringraziare. Adesso leggo. Non si sente? Allora bambini, intanto cerchiamo di fare silenzio perché adesso leggiamo un pensiero e quindi è giusto che tutti voi lo ascoltiate. Lo dobbiamo ascoltare tutti perché è, diciamo, il pensiero nei confronti di colui a cui è dedicato questo parco e grazie al quale oggi siamo tutti qui per ricordarlo. Quindi fate un attimo silenzio, solo un minuto, e ascoltiamo che cosa ci dice Paola, ok? Appunto a nome dei genitori. Con la presente lettera intendiamo ringraziare di cuore il Comune di Fiumicino per la realizzazione del bellissimo parco intestato al nostro figlio Tommaso, deceduto nel 2006 mentre si recava a svolgere il suo lavoro di infermiere. Da genitori non siamo nella posizione di elogiare i meriti di nostro figlio, ma chiunque lo abbia frequentato ne conosceva i pregi e la grande dedizione verso il prossimo che lo faceva amare da tutti. In particolare seguiva anziani e bambini malati e spesso frequentava il reparto pediatrico del San Camillo, dove gli è stato dedicato un reparto di ludoteca. Speriamo che in questo parco i bambini di Fiumicino abbiano il loro spazio per godere una meravigliosa infanzia, nel ricordo e nell'esempio di un bravo e solare giovane. Grazie a tutti, da parte della famiglia. Grazie, grazie veramente.